Oggi in realtà era il debutto, l'inaugurazione, la presentazione della scuola della sezione calabrese, anzi in questo senso per il mezzogiorno della scuola di politiche Formiamo il futuro. Ho capito e ho visto con alcuni di voi che siete già ben informati, molti di voi hanno conoscenza di che cosa si tratta. È appunto una rete nata dall'idea di Enrico Letta dopo l'esperienza della presidenza del Consiglio, una rete in parte accademica, in parte extraaccademica, che nasce appunto dall'idea di un processo di acculturazione sulla politica che tenga conto della complessità, delle sfide che oggi le classi dirigenti, in realtà non solo pubbliche, si devono trovare ad affrontare, tanto più nel mezzogiorno, un ambiente ostile, come direbbe, per citare Giovanni Arrighi, e dove tutto diventa vieppiù complicato, compresa la possibilità di arrivare puntuali ai nostri appuntamenti. Peraltro uno dei motivi, io vengo dal sud, no? Quindi sono venuto dal nord, pensavo di trovare situazioni un po' migliorate, visto che sono siciliano e vengo da Ragusa, per intenderci, più a sud di Tunisi, nella carta geografica. Devo dire, questa esperienza a me sembra, io sono molto contento per la giornata di oggi, per tanti motivi. Sono contento per il lavoro che faccio, insegnando scienza politica e lavorando in un dipartimento di scienze politiche. Cosa ci può essere più, in un certo senso, ovvio o naturale per chi fa il nostro lavoro, porsi un problema di formazione di alta qualità. E sono molto contento anche per il titolo del corso, poi magari dirò qualcosa più avanti, che non è formazione o scuola di politica, è scuola di politiche. E chi fa scienze politiche, chi fa scienze sociali, sa benissimo, come dire, lo spartiacque semantico che c'è tra l'idea di politica e l'idea di politiche. Uno spartiacque che spesse volte nella tradizione italiana è stato affogato, creando cortocircuiti logici ma anche pratici notevoli. L'idea che le politiche siano necessariamente il frutto e l'appannaggio della politica. Da qui tutta una serie di, come dire, conseguenze a cascata, no? L'idea che le maggioranze possano anche cambiare tutte le politiche e che tutto dipende in qualche modo dalla politica, questa visione un po' panpoliticista che è tipica di sistemi istituzionali come il nostro, poco empirici, dove tanto più trascuriamo ciò che fa la politica e con quali effetti lo fa, tanto più attribuiamo un'importanza talvolta quasi metafisica, tanto più in realtà come le nostre, come il mezzogiorno, come il sud, dove il confine tra politica e società è da tempo in qualche modo fuso e confuso, con tutta una serie di conseguenze. Scuola di politiche è una rivoluzione copernicana, come io dico agli studenti dei miei corsi, perché l'introdurre il paradigma delle politiche è una rivoluzione copernicana. Guardare alle istituzioni, a ciò che fanno le élite, ai gruppi dirigenti, non partendo da logiche autoreferenziali, ma partendo dai problemi della collettività, dalla definizione dei problemi comuni, da ciò che noi rappresentiamo come problemi comuni, fermo restando che oggi nell'era della comunicazione, dei social, ma anche delle fake news, la divaricazione tra le nostre rappresentazioni, i problemi reali spesse volte è anche drammatica, volutamente manipolatoria. Vedete un po' tutte le vicende legate un po' alla questione delle politiche migratorie, eccetera. Allora noi abbiamo bisogno di chiavi di lettura nuove che siano in grado di affrontare la complessità, che è una complessità interna del nostro paese,
delle diversità del nostro paese, dei divari tra i pezzi del nostro paese. Come dico sempre io, negli ultimi anni stiamo correndo il rischio di passare dai divari territoriali alla deriva dei territori, e questa è una sfida per le classi dirigenti importante, la preoccupazione dietro il regionalismo differenziato, che ci sia proprio un rischio di questo genere. Oh, io sto improvvisando, a un certo punto ora smetto, perché quando passerò a raccontare le barzellette allora avete capito che ho finito un po' di... No, però a parte gli scherzi, sto dicendo delle cose alle quali credo veramente, no? Allora l'idea era un po' di affrontare la complessità, che è una complessità, ripeto, interna del nostro paese, è una complessità del quadro internazionale nel quale il nostro paese è inserito. Oggi non possiamo più pensare alle politiche, alle nostre istituzioni, alla qualità della nostra vita, a quella che Dahrendorf, riprendendo Weber, chiamava le chance di vita delle donne e degli uomini che vivono nella nostra società, senza considerare le connessioni internazionali. E l'Unione Europea è solo una di questi meccanismi o fattori di connessione, e non è forse per certi versi neanche quello più rilevante, se considerate altri grandi temi, a partire dalla questione ecologica, dalla crisi umanitaria, dalle questioni migratorie, eccetera. E poi c'è una complessità che ha a che fare con la natura stessa dei problemi che ci troviamo ad affrontare, che non possono più essere ricondotti a paradigmi monodisciplinari. Noi veniamo da una tradizione nazionale nella quale si pensava, per esempio, che il punto di vista giuridico chiarisse il funzionamento delle nostre istituzioni. Sicuramente dà un contributo importante, non lo chiarisce. Abbiamo bisogno di una prospettiva che vada oltre, non l'analisi delle istituzioni, dei profili formali. Abbiamo bisogno di un dialogo maturo, epistemologicamente fondato con le altre scienze. Ma oggi siamo nell'era delle neuroscienze, siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, vedo il collega Giorgio Giraudi che si sta occupando anche di queste cose. Siamo nell'era della complessità rispetto alla quale, come dire, è difficile che prospettive monodisciplinari risolvano appunto e ci diano delle chiavi di lettura. Poi altra questione, no, è quella della capacità di raggiungere dei risultati. Quindi questo mi sembra un passaggio molto importante. Sono contento di ciò, sono contento che i nostri studenti, la nostra università entri in questa rete nazionale, per certi versi anche internazionale. Noi siamo la prima sede a sud di Roma della scuola di politica, le altre sedi sono a Roma, sono a Milano, sono a Torino, mi fa molto piacere quella di Torino perché è inserita in un dipartimento di scienze politiche e sociali da parte anche della collega Franca Roncarolo, che è la direttrice della quale abbiamo discusso, e della collega Anna Caffarena, internazionalista, che ha coordinato le attività della scuola, e quindi l'idea anche di fare delle attività intrecciate. Quindi mi sembra una grande opportunità per l'Unical anzitutto, mi sembra una grande opportunità, e quindi per il territorio, mi sembra una grande opportunità anche per noi del Dipartimento, perché, come dire, è anche un'esperienza bella, interessante, stimolante quella di aprirsi a relazioni, a collegamenti con altre cose, con altri mondi o con altri pezzi di mondi, ed è un'esperienza molto interessante perché l'idea, quando superiamo questa fase anche un po' frettolosa di debutto, è quella di riuscire a dialogare tra discipline, tra saperi, tra punti di vista, e quando, non so se il programma è stato già volgarizzato, diffuso del corso, quest'anno noi il tema del corso è stato quello dell'appunto mezzogiorno, coesione, innovazione, queste sono le tre parole magiche, appunto a dire e a sottolineare, a stressare oltremodo quello che dicevo precedentemente, di questa connessione tra locale e locale, tra i nostri territori e ciò che sta oltre i nostri territori. Noi avremo quattro segmenti quest'anno, due nel primo prima di Natale, tra fine novembre e primi di dicembre, due tra fine gennaio e febbraio, che appunto hanno a che fare con i temi della cittadinanza e della qualità della democrazia, con i temi della
della complessità e dell'intelligenza artificiale, passando per i temi del genoma e del ruolo che oggi può dare anche la biologia a capire la nostra realtà. E poi abbiamo una sezione sulla innovazione locale dal basso, e quindi politiche, istituzioni, innovazione, e infine una sezione sul coesione, mezzogiorno e prospettive di crescita o di sviluppo. Il corso ripartirà a marzo per la seconda, diciamo, per la replica. Avremo un corso al primo semestre, un corso al secondo semestre di 40 e 40 ore. Credo che probabilmente il corso di marzo avrà lo stesso tema, mentre già pensavamo con il professore Mimmo Cersosimo, che è l'altro coordinatore scientifico del gruppo di lavoro, pensavamo di proporre anche temi diversi, perché l'idea è anche quella di appunto di cambiare i temi che offriremo ogni anno, più una serie di attività collegate anche con Roma e ulteriori, che poi vi comunicheremo di volta in volta, aperti a tutto.